Calma, ragazzi, calma, calma, calma. Vittoria importantissima perché comunque, come la penso sempre io, vincere aiuta a vincere. 3-0 netto comunque in trasferta in Svezia contro il Malmo, una squadra che obiettivamente parlando, con tutto rispetto per il Malmo, ragazzi, ma non abbiamo vinto contro praticamente nessuno. Per quello io dico calma, non gasiamoci perché io la vera prestazione l'aspetto contro il Milan. Perché qua lì è una squadra tosta, è una squadra forte e voglio vedere la Juventus con le squadre forti come si comporta. Perché con Napoli abbiamo visto come si è comportata, ma possiamo giudicarla fino a un certo punto perché mancava mezza squadra. Adesso ci sono tutti, quindi voglio vedere poi come si comporterà col Milan. Io dico calma, non ci esaltiamo, abbiamo vinto, abbiamo fatto il nostro dovere, quello che dovevamo fare, vincere. Perché se non si vinceva neanche stasera, ragazzi, contro il Malmo, di che cosa stiamo parlando? Quindi non è che mi esalto più di tanto, sono contento della vittoria perché comunque sono arrivati i primi 3 punti. Se non sbaglio, l'altra squadra, il Chelsea, vinceva 1-0 con gol di Lukaku. Adesso non so come è andata a finire, però sempre un Lukaku devastante. Ho dato un occhio anche all'Atalanta che stava facendo 2-2 e qualora fosse finita così sono contento per la Dea perché un 2-2 in trasferta in Spagna è più che buono come risultato. Noi ragazzi abbiamo fatto il nostro, cioè noi abbiamo fatto il nostro. Oggi dire qualcuno bocciato è impossibile. Persino Rabiot con Bentancur hanno giganteggiato al centrocampo, ma ovviamente ragazzi avevano un centrocampo. Ripeto, con tutto rispetto per il Malmo, ma chi c'era nel Malmo come centrocampista? Non hanno dovuto fare un lavoro difficile, lo sporco, cioè è stato un lavoro normale. Però sono contento, eh. Sono contento per la prova. In difesa De Ligt l'ho visto bene, stavolta con Bonucci, abbiamo subito poco e niente. Il primo tiro in porta, se non sbaglio, arriva al 92esimo, dove Szczęsny per fortuna la blocca, un tiro raso terra. Poi ha fatto qualche uscita buona, qualche smanacciata, però non è mai stato impegnato definitivamente e meno male perché dopo quello che abbiamo visto ultimamente preferisco non vederlo impegnato Szczęsny a parare. Bene, molto bene Alexandro ragazzi, iniziamo subito, in realtà inizia bene il Malmo perché il Malmo ci ha messo alle strette inizialmente, ha avuto anche un'occasione da esterno esterno con un tiro al volo di un giocatore del Malmo uscito di un po', però neanche più di tanto. Ha avuto l'occasione anche di Bala, dove poi si è trovato tutto col portiere, però troppo frettoloso di tirare, non so, scivola anche un po' la palla, la manda un po' alle stelle. E poi piano piano abbiamo cominciato a creare fiducia, abbiamo cominciato a giocare bene, Rabiot ha strappato molti palloni al centrocampo, molte scaloppate se le fatte con le sue falcate, Bentancur anche non mi è dispiaciuto, ragazzi. Alla fine, parliamoci chiaro, il gol comunque nasce appunto, il primo gol da una bella... Da una bella palla per Rabiot che porta palla, vede Bentancur che poi allarga a Cuadrado, il solito Cuadrado che fa avanti e indietro, avanti e indietro. Un bel cross da parte di Cuadrado, non troppo alto, anzi, la palla addirittura rimbalza nel rigore. E Alexandro, ragazzi, di testa in tuffo fa un bel gol, ma non testa in tuffo neanche tanto semplice perché, ragazzi, la palla era quasi rasoterra, quindi lui con la testa si è dovuto inchinare, tanto più una testata nel terreno, Alexandro, però. Fa un bel gol, ragazzi, non semplice. Mi è piaciuto il gol di Alexandro, bravo. Un Alexandro che poi ha avuto anche un'altra occasione subito poco dopo, dove col mancino ha provato a tirare la palla e esce neanche di tanto. Poi c'è stato il rigore, ragazzi. Un rigore che secondo me alla fine ci poteva stare, cioè ci stava come rigore perché hanno affossato Morata. Va Dybala a batterlo, un po' fortunati siamo stati lì perché Dybala nel batterlo scivola, ragazzi. Scivola, infatti, il rigore è centrale. Tra l'altro, il portiere del Malmo si butta, ma da quello che ho visto, un po' la palla con le gambe l'ha anche toccata. Quindi quel gol è entrato un po' così, e meno male che sia entrato. E poi arriva il 3-0, ragazzi. Arriva anche il 3-0 sempre nel primo tempo, tutti i gol nel primo tempo, dove sul rilancio di Szczęsny che imbecca Rabiot. Rabiot poi mette una palla al centro, probabilmente per Dybala, che lascia scorrere, in qualche modo libera, lasciandolo scorrere quel pallone, libera Morata da solo davanti al portiere. Morata poi ha tirato, ha fatto un tiro un po' strano, anche lui sinceramente non è un bel gol visivamente da vedere, nel senso che secondo me Morata voleva darci l'esterno e metterla nel secondo palo. Alla fine la prende di collo, la palla si alza e per fortuna poi fa palo e gol ed entra. Comunque gol sporchi o non gol sporchi, gol belli o brutti, alla fine il risultato è questo, 3-0 ragazzi.
Secondo tempo che avete provato a farne anche di più, ragazzi, va detto, perché poi Morata ha avuto un'occasione dove è bellissimo il colpo di tacco di Dybala che libera Morata, ragazzi, un bel contropiede, sfruttato bene, e guardato che vede Dybala, gli dà una palla tipo stile scavetto, un mezzo cross, Dybala di prima intenzione col tacco, sa già che Morata lì dietro lo dà, lo libera, e poi Morata col destro strozza un pochino, un tiro non troppo forte dove poi il portiere la para. Sempre lo stesso Dybala, comunque fa questa volta in zona laterale, fa la sua classica giocata che rientra sul mancino, un po' un tiro a giro, anche se la palla è molto potente ma centrale, infatti il portiere usa i pugni e riesce a smanacciarla. Entra anche Ken, ragazzi, perché Allegri, vedendo comunque del largo risultato, fa fare dei minuti in più a Ken. Anche Ken, quando è entrato, ragazzi, devo essere sincero, non mi è dispiaciuto. Ha avuto le sue occasioni. È stato annullato un gol in fuorigioco per lui, che ragazzi, gol in fuorigioco c'era, perché Ken era in fuorigioco, però comunque ha scartato il portiere, si stava comportando bene. Ha avuto anche una specie di occasione dove praticamente cerca di fare una specie di pallonetto d'esterno, dove la palla esce di tanto fuori, però era già la giocata, sarebbe stata bella se fosse entrata. E poi ha avuto quella più importante, ragazzi, dove alla fine si trova tu per tu col portiere, tira forte e teso, ma il portiere del Malmo gli fa una bella parata e quindi gli nega il gol. Però comunque anche Ken è andato molto bene nel vivo della partita. Una partita dominata, ragazzi, il Malmo ha fatto forse un tiro nel secondo tempo di testa, dove la palla non esce neanche di tanto, e un altro tiro a inizio secondo tempo, sì, dove però la palla va sopra l'altra la traversa, però il Malmo il primo tiro lo fa al 92esimo, un tiro raso terra, dove Szczęsny per fortuna, ripeto, la blocca. Però non abbiamo mai sofferto questa squadra, è per quello dire, ragazzi, comunque bisogna dire una cosa, in Svezia ci devi andare e la partita devi vincere, perché comunque se non sei perfetto perdi anche con queste squadre, attenzione, quindi buon per noi, sono contento, una buona Juve, abbiamo fatto punti, quindi la prestazione positiva c'è stata, però ragazzi è ovvio che bisogna dirlo, giocavi contro il Malmo che secondo me è la più debole del girone, perché già con lo Zenit sarà ancora più difficile secondo me, e il tuo dovere era vincere per forza. Però la grande prestazione, ripeto, me l'aspetto contro il Milan, ragazzi. Contro il Milan mi aspetto una grande prestazione, cioè spero di avere una grande prestazione, perché siamo così messi male in campionato che non fai neanche un momento a gioire per una vittoria in Champions, che già devi pensare al campionato e dire, cavolo, sono ancora un punto in 3 partite, se non vinco col Milan mi manca un punto a 4 partite. E così non va bene, ragazzi. Niente, ragazzi, comunque sono contento per questa vittoria. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commentate qui sotto nei commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate di Malmo Juventus, ditemi un po' la vostra. E spero, ragazzi, se ci vediamo quando, iscrivetevi al canale, che non costa proprio tanto, basta che fai clic su iscriviti e sei iscritto se vi fa piacere. Condividete il video con i vostri amici per iscrivere anche loro e attivate le notifiche così non perdete i prossimi video, ragazzi, mi raccomando, fino alla fine, forza Juventus. Bella.